Questo qua è Notarist Barman Choice, parliamo di un genere, una tipologia olandese del gin, dove la differenza che trovo tra i cinque, vi spiegheremo anche perché. Adesso io vi invito a passare, cioè a capire realmente cos'è il genere e non fare confusione con i gin. Dopo un po' di tempo, gli olandesi sono i primi a farlo, con la guerra di 30 anni, dove si uniscono Olanda e gli inglesi vengono in conoscenza di questo prodotto intorno al XVII secolo, sul 1721, gli inglesi tornando di questa lunghissima guerra, tornando in patria, si trovano ad avere una tassa altissima sul lungo prodotto di vino, che era la birra, viene talmente tassata che loro si trovano ormai in mano, non avendo più soldi per prendersi la birra, decidono di distillare questo Geneva, che loro lo conoscevano come Dutch Courage, dai militari olandesi, non l'hanno importato, loro sono andati dai Master Birrai, hanno preso il fermentato d'orzo con il lupolo all'interno, aggiunto un po' di ginepro, un po' di cassia, cannella, un po' di fiori, e hanno distillato a casa un Bad Hat Gin, che lo distillavano praticamente, lo preparavano questo gin alle vasche da bagno, dove era